da sete del Dio vivente, meditazione sul purgatorio negli scritti mistici di Don Giulio Giacometti e Don Piero Sessa, l'esperienza di Santa Margherita Maria Alacoque, seconda parte. Maggio 1683, più di un milione. Stamattina, domenica del Buon Pastore, due anime del Purgatorio, mie buone amiche, sono venute a dirmi addio, che ero appena desta. Era il giorno che il Sovrano Pastore le riceveva nel suo ovile eterno, con più di un milione di altre, in compagnia delle quali esse sono andate con canti di allegrezza meravigliosi. Una è la buona madre Montù, l'altra, Suor Giovanna Caterina Gasson, che continuava a ripetermi il ritornello. L'amore trionfa, l'amore unisce, l'amore in Dio si rallegra. L'altra diceva: beati i morti che muoiono nel Signore e le religiose che vivono e muoiono nell'esatta osservanza della regola. Esse vogliono che le dica da parte loro che la morte può separare gli amici, ma non disunirli. Questo diceva la buona madre, e l'altra le si mostrerà figlia tanto affezionata in cielo quanto ella è stata per lei madre buona in terra. Se sapesse quanto la mia anima è piena di gioia, poiché parlando con loro le vedevo allontanarsi a poco e come annegare nella gloria. Esse vi chiedono in azione di grazia alla Santissima Trinità un Te Deum, un Laudate e cinque Gloria Patri. E poiché io pregavo di rivolgersi, di ricordarsi di noi, esse mi hanno detto, come ultima parola, che l'ingratitudine non è mai entrata in cielo. Se lei sapesse il dolore che quest'altra mi ha causato, non si può esprimere, mi dia qualche goccia d'acqua per rinfrescarla, poiché io brucio con lei, eccetera. Sofferenza per una suora, le mie buone amiche. Intendo parlare della nostra povera suora J.F., che si è rivolta a me due volte, mi pare. La prima mi disse molti particolari che riguardavano lei stessa e alcune persone che non posso nominare, ma quanto a lei, ha corso il rischio di perdersi e deve la salvezza alla Santa Vergine. Nel tempo dell'agonia, infatti, Satana l'assalì con furia in tre diverse volte, tanto che per un po' di tempo non sapeva se era perduta o salva, finché la Santa Vergine venne a strapparla dagli artigli del demonio. E Dio permise che aiutasse a servirla, poiché l'aiutante dell'infermiera era malata. Ella l'avrebbe mossa a pietà per la violenta pena che mostrava di soffrire, tutto il suo corpo tremava. Dal letto si gettò tre volte per terra e una volta la si sentì dire: sono perduta, essendo tuttavia sempre completamente in sé e con la mente rivolta a Dio. La prima volta che la vidi dopo la morte mi disse: ah, quante crudeli pene soffro e come saranno lunghi 5 anni in così terribili tormenti. Le domandai che cosa desiderava, mi chiese alcune messe e molte altre cose a cui nostra madre ha soddisfatto con carità. Le promisi di applicare per lei 6 mesi di seguito tutto quanto avrei fatto e sofferto, e da allora le posso assicurare che le sofferenze non mi sono mancate. Avendomene date nostro Signore quante ho potuto sopportarne e di ogni specie. Durante quel periodo mi si è ammalato un dito, eravamo all'inizio della Quaresima. Hanno dovuto inciderlo con il rasoio fino all'osso e non è ancora guarito. Ma sia benedetto il Signore, poiché mi fa la grazia di offrirmi la croce, che è la mia gloria. La seconda volta questa buona sorella mi fece vedere il pietoso stato in cui si trovava, dicendomi: oh mia povera sorella, quanti atroci tormenti soffro. E benché io soffra per diverse ragioni, ce ne sono tre, attenzione, che mi fanno soffrire più di tutto il resto.
La prima è il voto di ubbidienza, che ho osservato molto male, perché obbedivo soltanto quando mi piaceva, e tali obbedienze sono una condanna davanti a Dio. La seconda è il voto di povertà, volendo che nulla mi mancasse, dando al mio corpo molti conforti superflui. A caro prezzo pago ora le molte attenzioni che gli ho fatte, poiché le religiose che vogliono avere più del necessario e non sono completamente povere, come sono odiose agli occhi di Dio. La terza cosa è la mancanza di carità, per aver causato disunione e non essere andata d'accordo con le altre. Perciò le preghiere che qui si fanno non mi sono applicate, e il Sacro Cuore di Gesù Cristo mi vede soffrire senza compassione, perché io non ne avevo per chi vedevo soffrire. Mi disse di rivolgermi a lei per pregarla di procurare 3 messe, dire per 9 giorni il rosario, offrire tutti gli atti comuni di osservanza e una comunione, spiegando che ciò avrebbe mitigato molto le sue pene e che non sarebbe stata ingrata. Ecco, cara madre, quanto posso dirle. Quanto alla povera sorella MF, io credo abbia non più di 6 mesi di purgatorio, poi godrà del sommo bene. Per ciò che vostra carità ci chiede riguardo alla buona salute, alla buona madre Boulier, mi sembra che non abbia bisogno di suffragi, e la credo ben alta nella gloria e nel coro dei serafini destinati a rendere un perpetuo omaggio al Sacro Cuore di nostro Signore Gesù Cristo. Per riparare le eccessive amarezze che ha sofferto e soffre ancora nel Santissimo Sacramento per l'ingratitudine e le freddezze dei nostri cuori. Può aiutarla perché è molto prudente, ecco quanto gliene posso dire. Buona madre, come ne sarei riconoscente se mi aiutasse a sollevare le mie buone amiche in purgatorio? Così chiamo le povere anime per le quali non c'è nulla che non vorrei fare e soffrire per alleviarle. Le assicuro che non sono ingrate. Per parlare di me, il Signore mi fa sempre molte grazie, per indegna che sia, delle quali quella che stimo di più è la conformità della sua vita alla sua vita appassionata e umiliata. Egli mi tiene in uno stato di indifferenza così grande al suo beneplacito che io non mi preoccupo più in qualunque stato mi metta. Purché si contenti io lo ami, ciò mi basta. Ed ecco che cosa ha messo nel mio spirito come occupazione. La croce è la mia gloria, l'amore mi conduce, l'amore mi possiede, l'amore mi basta. Allora, penso che la frase cult di questo racconto avvincente che si è fatto Santa Margherita è: l'ingratitudine non è mai entrata in cielo. Una frase molto bella. 1 milione di anime, perché la vita eroica di Santa Margherita Maria, che veramente chi la conosce penso che sappia di cosa stiamo parlando, è una santa che ha predicato lo spirito di preghiera e di penitenza, in grado che dire eroico è dire anche poco, veramente impressionante. E quindi la forza della sua preghiera e della sua penitenza liberava un sacco di anime dal purgatorio. E le hanno detto, la prima cosa, che l'ingratitudine non è mai entrata in cielo. L'altro aspetto a cui dobbiamo fare attenzione è il combattimento che c'è nel tempo della gloria. L'agonia, a quanto raccontano non soltanto i santi e i mistici, ma anche raccomandano i maestri di spirito, è un momento particolare. Per questo che nell'Ave Maria si dice, nella seconda parte che ha aggiunto la Chiesa, è la preghiera della Chiesa, la seconda parte dell'Ave Maria, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Perché la morte è un momento difficile. Ripeto, i grandi autori sono
tutti concordi nel dire che il diavolo in quel momento fa il diavolo a quattro per concentrare gli sforzi, perché quello è l'ultimo momento in cui si decide la salvezza o la condanna dell'anima. Per cui se riesce a farla cadere in disperazione, come era in questo caso, no? Questa suora che sul letto di morte dice sono perduta, o in qualche altro brutto peccato, evidentemente quelle circostanze sono peccati di pensiero, ma purtroppo si possono fare peccati gravi pure col pensiero, come insegna il Concilio di Trento, quindi non vanno sottovalutati. Abbiamo bisogno di aiuti per quel momento, perché altrimenti corriamo il pericolo di fare una brutta fine. Come stiamo meditando però attraverso il grande Sant'Alfonso, che ci sta aiutando con le sue spettacolari meditazioni sulla morte, nell'apparecchio della morte, un rimedio possibile per questo è la vita santa, quindi la preparazione remota alla morte. Perché poi questa suora racconta la causa delle sue pene purgatorie. Ossia, principalmente la mancanza di osservanza dei doveri del proprio stato. Vedete che io tante volte quando faccio le prediche dico state attenzione amici, perché quando andiamo in paradiso c'è l'esame obbligatorio per tutti, che sono i 10 comandamenti e i doveri di stato. Lì, se abbiamo mancato su queste cose, in paradiso non ci andiamo, quindi andiamo in purgatorio se tutto va bene. Cioè se moriamo almeno in grazia e col cuore contrito, se no può anche andare peggio. Quindi la mancanza al voto d'ubbidienza, i religiosi fanno voto d'ubbidienza e la loro obbedienza deve essere esemplare, non che ubbidisci soltanto quando ti piace, perché nessuno te l'ha obbligato a fare il voto d'ubbidienza, ma se lo fai pure devi vivere. Stessa cosa vale per il voto di povertà. Le ricchezze non sono un male, non è peccato avere ricchezze, ma per un religioso che ha rinunciato alle ricchezze, ha fatto il voto di povertà, non può lamentarsi se non ha più del necessario, perché il voto di povertà è esattamente il contentarsi del necessario per vivere senza avere fronzoli nella testa. E poi c'è un altro aspetto molto delicato, quello che fa fare un sacco di purgatorio, anche se uno osserva i doveri di Stato, che è la mancanza di carità, particolarmente quando questo produce disunione e mancanza di accordo. Su questo dobbiamo sempre fare attenzione in tutti gli ambienti dove ci muoviamo, perché ordinariamente la disunione e la mancanza d'accordo non sono cose buone, certo con le dovute eccezioni, soprattutto quelle relative ai passi in cui Gesù dice che porta una spada e che viene a dividere, no? Questo succede quando ci si trova in ambienti dove magari solo una o due persone sono veramente credenti e quindi vengono ostracizzate dai non credenti, oppure vengono tacciate appunto per essere causa di... perché tutti fanno così, voi fate colà, è così. Ecco. Però evidentemente queste non sono le situazioni a cui fa riferimento Santa Margherita. Impressionante che per ci hanno volute grandi penitenze per alleviare le sofferenze di queste che lei chiamava le sue care amiche. Lei sofferta, dice, e il nostro Signore poi l'ascolta. Incidere fino all'osso con il rasoio a crudo, presumibilmente a quei tempi, insomma, penso che sia una penitenza non indifferente. Durante quel periodo, all'inizio della Quaresima, succede questo, così, ecco, buona Quaresima, no? È bellissimo poi la conclusione che abbiamo ascoltato. Purché si contenti o lo ami, mi basta. Ed ecco cosa ho messo nel mio spirito come occupazione. Dice, la croce è la mia gloria, l'amore mi conduce, l'amore mi possiede, l'amore mi basta. Con queste due caratteristiche, abbiamo detto tante volte, ma ripassiamo, della vita terrena. Qui abbiamo la croce e l'amore, quindi
patire amando e amare patendo. E poi al termine di questa vita c'è anche il resto, no? Godere amando e amare godendo, però prima bisogna passare, come ci ha passato nostro Signore, attraverso la croce.